È una grandissima emozione, pensate, questo pezzo di impalcato l'abbiamo visto salire piano piano, lentamente. Io veramente pensavo anche più lentamente, invece in pochi minuti possiamo dire adesso viene poggiato lì. Tra l'altro fa impressione vedere gli operai che sembrano da un momento all'altro schiacciati, invece mi hanno assicurato che non verranno schiacciati. Noi stiamo realizzando un'opera di altissima ingegneria. Ho detto a questi ragazzi qui che sono alle mie spalle, questa comunità di un migliaio di persone che fattivamente, concretamente sta lavorando con incredibili turni continuativamente, che loro ci stanno rendendo orgogliosi. In tutto il mondo si saprà di quest'opera, ci stanno seguendo e si saprà di quest'opera non solo di altissima ingegneria ma realizzata in pochissimi mesi. Questa è l'eccellenza dell'Italia, la forza dell'Italia. Dal dolore nasce un riscatto. Da una condizione di necessità la virtù di rilanciare un'intera comunità, un'intera regione, una città, l'Italia intera. Presidente, Presidente, lei ha detto che la sterilizzazione dell'IVA è soltanto un primo passo, quali saranno i successivi? Ci sono discorsi molto più. No, poi vabbè, Paolo. Veniamo all'IVA, per carità. E quali saranno i prossimi passi? Ci sono le risorse per raggiungere altri obiettivi? Ma guardi, come ho già detto e abbiamo detto anche ieri in conferenza stampa, l'obiettivo è ambizioso. Noi abbiamo un programma fitto di obiettivi e di urgenze per realizzare gli interessi degli italiani. Quindi è chiaro che la sterilizzazione dell'IVA era il fatto più impressionante, no? Che attirava maggiormente l'attenzione. Ma una volta trovate e recuperate le risorse per evitare l'incremento dell'IVA, cioè della tassazione sui consumi, 23 miliardi, non ci fermiamo affatto e non pensiamo certo di realizzare il restante programma fra un anno, fra due anni, fra tre anni, non so, assolutamente. Quindi stiamo già lavorando per tutto un corredo di misure. Ieri quando abbiamo approvato la NADEF, vi invito poi a leggere, a scorrere le leggi collegate, i provvedimenti che abbiamo annunciato collegati, quindi sono provvedimenti che nel complesso ci consentiranno di realizzare l'obiettivo, l'ho già detto, che è quello di rendere l'Italia più verde, un'Italia ancora più sicura per le sue infrastrutture, un'Italia digitalizzata, un'Italia veramente moderna con una burocrazia ridotta, semplificata, un'Italia che guarda i suoi più deboli, non li abbandona, le persone più vulnerabili e fragili, siano esse persone con disabilità, siano persone che sono state marginate dal circuito lavorativo e devono essere recuperate, siano famiglie numerose, siano lavoratori che non hanno aumenti da diversi anni, quindi hanno perso potere di acquisto e giustamente rivendicano un maggiore potere di acquisto, degli incrementi stipendiali. Guardiamo a tutti, cercheremo, ovviamente non possiamo, i cittadini lo sanno, sono consapevoli, abbiamo una comunità, io ogni giorno viaggio nel territorio italiano, incontro una comunità di donne e di uomini che sono anche consapevoli. Sono consapevoli che in questo momento le risorse finanziarie sono molto modeste, ma noi cercheremo di sfruttarle al massimo, di fare il massimo già in questo quadro di finanza pubblica che è un po' complicato. Non ritorniamo un attimo al ponte, perché non bisogna dimenticare le 43 vittime, ci sono alcuni familiari oggi nelle prime file, perché non si può morire nel terzo millennio passando sul ponte. L'ho detto anche dal palco. Questo progetto di ingegneria che ci rende tanto orgogliosi e ci renderà sempre più orgogliosi addirittura nel mondo, reca, come dire, è la bellezza, la straordinarietà di questo progetto, però contiene un velo, il velo di una tragedia, di 43 vittime, e reca come incorporato nel proprio DNA questo progetto, queste 43 vittime, e quindi questo progetto, questa volontà di rinascita non ci può far dimenticare e non le dimentichiamo, queste 43 vittime. Le incontrerà oggi? Le ho già salutate, le incontrate, adesso l'ultima volta che sono stato qui, il 14 agosto, li ho incontrati, ho detto loro, c'era all'esito del nostro confronto, della nostra discussione, ho detto loro di prepararmi un appunto, mi hanno detto che oggi l'hanno preparato.
Noi stiamo molto attenti. Per il fondo di garanzia per... Adesso non mi fate anticipare le loro richieste, fatemi leggere le loro richieste, ma ho detto di scrivermi un appunto, faremo tutto il possibile che è necessario. Noi questa comunità la vogliamo rilanciare in tutte le sue componenti e tra le prime componenti ci sono le vittime, ovviamente, i familiari delle vittime. Concessioni da rivedere. Scadrà il mandato del commissario Tolucci. Questo è un annuncio, fa titolo come dite voi, nel vostro gergo. Ieri ho firmato il rinnovo del commissario Bucci. E invece le concessioni autostradali sono da... Sulle concessioni autostradali non mi ripeto, l'ho detto anche quando ho chiesto la fiducia alle Camere, quando ho parlato solennemente al Parlamento. C'è un procedimento in corso e quindi si sta completando questa procedura. Man mano ovviamente i cittadini si potranno chiedere: ma come mai non avete già completato la procedura? Primo perché è una procedura complessissima, quindi bisogna acquisire tutte le perizie, le valutazioni, controdeduzioni, perché stiamo parlando di una questione molto complicata. Immaginate anche l'indagine penale in corso, anche quella ha i suoi tempi, quindi non possiamo pensare che anche la parallela procedura per la revoca della concessione possa esaurirsi nel giro di qualche settimana. Attenzione poi, perché si complica? Perché man mano che vengono le perizie depositate nell'inchiesta penale noi le acquisiamo per valutarle anche sul fronte, diciamo così, civilistico. Ma il procedimento in corso è un procedimento per la caducazione della concessione. All'esito di tutto, come ho detto, non faremo sconti ai privati, perseguiremo l'interesse pubblico, come doverosamente dobbiamo fare. Grazie, grazie a tutti. Grazie, gentilissimo. Grazie.